Piero, siete qui a verniciare la rotonda davanti alla scuola elementare. Da dove è nata questa iniziativa? Ma è nata da un progetto molto ampio che va avanti da anni, quello del quartiere a misura di bambino. Dopo, come per tante altre cose, la nostra associazione, cominciata dagli anni passati col nome di Comitato Genitori di Sant'Orso, adesso noi di Sant'Orso, è stata interpellata per collaborare un attimo per creare questo fondo dove poi i bambini i prossimi giorni, praticamente domani, dopodomani, si adopereranno per colorarlo, disegnarlo. Insomma, è una bella iniziativa e, come tante altre che abbiamo fatto, ci ha fatto solo che piacere esserne partecipi. Quando avverrà poi l'inaugurazione? Ma l'inaugurazione sarà i prossimi giorni, dovrebbe essere sabato, e sperando anche che il tempo sia favorevole, ma poi ci saranno tante altre iniziative, si va a scuola da soli. No, qui a Sant'Orso per i bambini non ci facciamo mancare niente, modestamente. Una collaborazione tra la scuola e il comune che va avanti da diverso tempo. Esattamente, noi stiamo parlando adesso di un progetto, di un importante progetto dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Sant'Orso, con la Fano, Città dei Bambini, naturalmente da parte delle progettualità, delle iniziative del comune e anche con le associazioni dei genitori. Infatti i genitori li vedete già qua, che sono all'opera per un evento che ci sarà domani pomeriggio dopo pranzo. I bambini saranno qui con genitori, insegnanti, l'amministrazione, a lavorare su questa piattaforma sulla quale appunto i genitori stanno dando una base e che hanno già progettato. E tra le tante finalità è sicuramente l'autonomia, il senso di responsabilità, di consapevolezza, insomma, e di cura di quello che è un ambiente di apprendimento non solo all'interno ma anche all'esterno della scuola. Questo è sicuramente un grande traguardo per noi.